E che cosa pensi dei bugiardi? E io sono bugiardo. Non posso pensare. Mai come Federico, ma insomma abbastanza bugiardo. Sono bugiardo? No, ecco ti spiego, sono bugiardo non sul lavoro, nella vita sono molto bugiardo, con le donne è bugiardissimo. Per appunto riusciva a suffragare la mia scarsa presenza fisica con una sequela di bugie. La mia dicotomia è fra la mia vita di scialacquatore, di lapidatore, tentato amatore, qualche volta amatore, e il desiderio culturale di uscire dai generi. Per cui io sono intanto un evaso riacciuffato dai generi. Come al solito Argento è lui che sostiene che io lo copio. In realtà lui non, io non lo posso copiare perché io sono un mito. Argento è uno che vive negli incubi. Argento non deve dire io sono un mito, e scherzo, chiaramente. C'è una famosa battuta: perché Beatrice Cenci noi gli dobbiamo dare 3 stelle e De Fulci, che io devo dare 3 stelle a Fulci? Noi le possiamo dare. Io credo che in articolo mortis diranno pure che sono intelligente. Io mi sento come Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto per anni è stato considerato un artigiano. Poi qualcuno ha detto, ma forse Lorenzo Lotto è un artista. L'articolo di Carabba, voluto da Carabba, era "e se fosse bravo", che secondo me definisce tutta la mia carriera. Aiuto, "e se fosse bravo".